negoziare con l'Unione Europea un accordo di liberalizzazione tariffaria per i prodotti industriali e concordare un'intesa sulla valutazione di conformità per molti dei settori del nostro export rappresentano elementi di sicuro vantaggio per noi. Meno dazi da pagare e possibilità di effettuare procedure di certificazioni qui in Europa senza doverle replicare negli Stati Uniti con una riduzione dei costi a carico delle nostre imprese. Sono questi i risultati a cui puntiamo e su cui stiamo lavorando insieme alla Commissione Europea. Allo stesso tempo però le frontiere che vogliamo varcare non sono solo legate ai confini fisici, ma riguardano ben altre sfide. Dobbiamo essere pronti a creare, produrre, distribuire e vendere nuovi prodotti che possano soddisfare il gusto sempre più ricercato dei consumatori. Stiamo concentrando molti sforzi affinché ogni impresa, grazie alle misure del governo, sia in grado di dotarsi di maggiori strumenti e avere a disposizione nuove tutele che rendano ogni azienda più competitiva. A riprova di quanto detto sia nell'ultima legge di bilancio che nei provvedimenti dei prossimi giorni all'esame del Consiglio dei Ministri, stiamo lavorando per imprimere uno shock positivo al sistema produttivo anche in vista del rallentamento dell'economia globale più volte citato. Puntare su digitalizzazione, innovazione e formazione è indispensabile per riuscire ad affrontare le sfide ineludibili che attendono tutte le imprese di oggi sempre più coinvolte nelle catene globali del valore.